Venere in pelliccia di Roman Polanski inizia con una lunga sequenza in piano medio, viene inquadrato un viale alberato, piove a dirotto, la macchina da presa si muove e si avvicina a un edificio, è un teatro. Entra come se fosse il pubblico stesso che entra nell'androne e poi, prima di entrare nel salone, nella platea, un cartello ci avvisa che è in corso un'audizione per la scelta di un personaggio femminile di un lavoro teatrale. In realtà l'audizione è finita, infatti il regista o quello che supponiamo sia il regista sta parlando al telefono con un amico e si lamenta dell'assoluta inadeguatezza delle attrici che si sono presentate per il provino. Mentre lui parla, in fondo della sala viene inquadrata una donna in attesa ed infatti non appena lui finisce, lei si avvicina. È arrivata in ritardo l'audizione perché è stata intralciata dal nubifragio che ha colpito Parigi e anche da altri contrattempi. Vuole farla. Il regista tergiversa, poi si lascia convincere, ma non sarà una prova, bensì lo spettacolo stesso, cui non assiste un pubblico teatrale, ma noi che siamo in sala a vedere il film. Beh, hai detto tutto, però è anche un po' come se tu pretendessi di spiegare il gioco degli scacchi dicendo che movimenti possono fare i pezzi, in realtà non hai detto nulla. Mi aspettavo un po' questa tua obiezione, però vedi come si fa a parlare di questo film? O si ricrea la situazione che c'è al cinema, e questo è naturalmente impossibile, oppure credo che bisogna fare una specie di mossa del cavallo, per esempio dicendo quali sono i temi di fondo del film. Lo chiedo a te. Bella domanda questa dei temi del film, ci penso. Beh, partiamo dal teatrino. Allora, stiamo parlando della riduzione teatrale di un libro di von Masoch e quindi ovviamente da von Masoch deriva masochismo e naturalmente il suo doppio speculare, sadismo. Quindi immaginiamo pure che abbiamo a che fare con un uomo e una donna, un regista e un'attrice. Nel film certamente c'è anche la dinamica sadomasochista che ne può scaturire da una relazione qualsiasi, non stiamo a dire quale. Però, ripeto, per me questo è il teatrino. No, non sono d'accordo. Per me, però prima di dire la mia, voglio sentir dire da te quali sono questi benedetti temi di fondo del film. Il primo è: può un attore identificarsi, fino a che punto un attore può identificarsi con il personaggio senza pagare un prezzo che può essere addirittura quello della distruzione o dell'autodistruzione? Ma ce n'è un secondo. Può un artista convocare un pubblico in sala senza avere una dedizione totale al lavoro che sta facendo? Mi riferisco per esempio nel film alle continue telefonate di Cécile, la fidanzata del regista, rispetto alle quali la protagonista femminile è giustamente insofferente perché viene a disturbare il lavoro. No, non sono d'accordo. Guarda, per me il tema invece è proprio quello. Le dinamiche sadomasochistiche che possono instaurarsi in una relazione qualsiasi, come la voglia, due uomini, due donne, un uomo, una donna, non ha nessuna importanza. Solo che in questo film Polanski ha sbagliato la scelta dell'attore protagonista, che non regge la forza del personaggio di lei, quindi dell'attrice. Tutto qui. Allora, sono d'accordo con te che la scelta dell'attore è stata infelice, però questo secondo me non danneggia più di tanto il film. Ti faccio però io un'ultima domanda. Secondo te, questo di Polanski è una tragedia o un dramma? Ma dai, una tragedia nel mondo moderno, ma è un dramma. Beh, però guarda che in questo film lui rispetta addirittura le tre unità aristoteliche
e ne rispetta anche una quarta, diciamo, che è poi una norma per tutto il teatro greco antico. Ma questo non lo diciamo perché altrimenti diciamo troppo chi il film vuole andarlo a vedere.